ben ritrovati a tutti gli spettatori di Classe NBC, ben ritrovati in particolar modo a tutti gli appassionati di certificati. È in denaro il mercato, lo comprano, guardate sul grafico un minuto, la struttura tecnica si stava deteriorando, subito sono entrati i compratori a 16.765 in questo momento e a questo punto non è esclusa una rottura dei massimi di giornata, 16.795 e 16.800, ci hanno raggiunto qui negli studi al Salone del Risparmio. Paolo Dal Negro, buongiorno a te. Paolo. Buongiorno Giuseppe, buongiorno ai telespettatori. E Marino Masotti di WebSim, buongiorno. Buongiorno agli spettatori, buongiorno a te. Allora, io partirei da Marino perché il mercato sta salendo sull'effetto di questa notizia. Il governo fa una società veicolo per riprendere l'inoptato eventualmente dalla ricapitalizzazione delle banche. La discesa in campo del governo, se ne parlava da qualche giorno, diciamo che oggi la notizia è che il mercato è maturo alla notizia, perché se ne è parlato tre giorni fa, ma gli effetti sulle banche sono stati, cioè non ci sono stati effetti positivi perlomeno. A questo punto il mercato... c'è una notizia che circola, è una non notizia. Sì. No, non è una non notizia, perché il fatto che se ne parli per tre giorni di fila e che ne abbia parlato ieri Ghizzoni durante la sua solita conferenza stampa del giovedì vuol dire che davvero sta per arrivare, pare che arriverà lunedì la formalizzazione di questa struttura, questo soggetto che sarà sponsorizzato da soggetti pubblici, ma ci saranno capitali privati, quindi l'Unione Europea non dovrebbe dir nulla e a questo punto entra in campo, stabilizza il mercato del credito che era una forte turbolenza, si prende l'inoptato e soprattutto va a intervenire sul problema storico delle sofferenze, non tanto perché non ci siano soluzioni, ma perché le soluzioni che il mercato in questo momento offre sono soluzioni drastiche. Il fondo serve a prendere tempo, gestirà con calma le sofferenze. Ecco perché la struttura si stava deteriorando, ecco, la vediamo sul daily in questo momento, stavamo andando sui minimi, tra l'altro snobbando completamente quello che aveva fatto la Banca Centrale Europea, Marino. Beh sì, la Banca Centrale Europea è intervenuta, ha salvato il mercato quattro settimane il 10 di marzo, ma però come è normale per la borsa questo sell on news, cioè Draghi si aspettava che arrivasse con un super QE, l'ha fatto e quindi il mercato è sceso perché lo dava già per scontato. Poi si è acuito il problema delle banche in Italia, che è un problema praticamente soltanto nostro, perché in Europa le banche stanno un po' meglio. E questo ha portato grande stress. Oggi vediamo, per ora è un rimbalzo, stiamo a vedere se lunedì mantiene il trend. Il petrolio che risale sembra indicare che il mercato ha cambiato un po' mood nelle ultime ore, proprio perché si è girato praticamente stanotte. Bene, Paolo, secondo te con quali strumenti, con quali certificati si affronta una situazione di questo tipo? Qual è lo strumento più indicato, al di là della direzione? Cioè, ci troviamo in un contesto di test sui mini, quindi un tentativo di ripartenza della volatilità. Ma allora, sostanzialmente la situazione, io non sono la persona più indicata per dirlo logicamente, ma la situazione sostanzialmente è ancora di estrema incertezza, quindi ancora noi stiamo vedendo acquisti ed entrate e tenuta di posizione su certificati a capitale condizionatamente protetto, quindi i cash collect, quindi ancora i bonus e ancora su strutture top bonus, quindi con barriere solo a scadenza. C'è chi già si è posizionato su barriere continue perché vede una sorta di ripresa, però diciamo che comunque il contesto è ancora abbastanza di incertezza, quindi teniamoci delle protezioni perlomeno condizionate. Io non lo so, possiamo dare delle percentuali, teniamoci una distanza del 15-20% almeno ancora dalla barriera per essere un po', come si dice, un po' più tranquilli. Poi nessuno ci garantisce che non scenderà il mercato del 20-30%, però sappiamo che con una protezione condizionata tra il 15-20% possiamo rimanere relativamente tranquilli. Ecco, oggi per andare anche oltre questo concetto, ieri abbiamo avuto una splendida sala qui al Salone del Risparmio, eravamo io e Marino, e abbiamo provato a fare un esperimento, cioè abbiamo provato a combinare più strutture cash collect con scadenze sbagliate una all'altra
top bonus, bonus cap, proprio per metterci a riparo da eventuali discese o di singoli sottostanti, proprio combinando questi strumenti in un portafoglio e cercando di abbassarne ulteriormente il grado di rischio. Bene, allora io voglio andare sul sito vostro, Matteo, di WebSim, vado su strategie certificati, che ci trovo? Le strategie che hai proposto in questi giorni qui al Salone del Risparmio le ritroviamo anche qui? Non ancora, perché quella che abbiamo presentato ieri era in esclusiva per il Salone del Risparmio, e quindi c'è, diciamo così, un anticipo, perché si parla di uno strumento sull'Eurostoxx 50 che fa parte, cioè, di questo Eurostoxx pacchetto. E Fiat, quale ti piace di più? Ecco, l'ultimo, arriva il rischio Brexit. Questa è la con le certificate, sì. Ok. Sì. E lì questo è interessante. Questo come funziona? Questo strumento è interessante perché poi magari Paolo vi dice in particolare come funziona, sì. Però il motivo per cui l'abbiamo scelto è che noi... Il sottostante l'abbiamo capito, è l'Eurostoxx 50, cioè le borse europee. Cosa ci aspettiamo dalle borse europee? Noi ci aspettiamo nei prossimi 2-3 mesi una situazione di incertezza, quindi non ci crediamo a un possibile rialzo, o non ci crediamo tanto. Ci aspettiamo invece un miglioramento nella seconda parte. Lo spartiacque, quello che dovrebbe far cambiare il mood al mercato, è il referendum in Gran Bretagna. Pensiamo che ci siano tensioni forti che potrebbero anche peggiorare. La sterlina, che è arrivata a quei livelli... Anche se siamo a 70-30 però come percentuali sui sondaggi, perché dovrebbe peggiorare? Potrebbe peggiorare perché è la campagna referendaria di chi dice che la Gran Bretagna deve restare viene definita anche da chi crede debole, e quindi c'è... E poi qualche danno economico, diciamo che questa roba la sta facendo, perché se io devo se un investitore dovesse investire nel Regno Unito, cioè non è che in questo momento comunque c'è un congelamento, penso, degli investimenti. Perfetto. Un investitore che deve investire miliardi di sterline in questo momento non lo fa. Questo è il primo danno, anche se ci fosse 90-10, in questo momento è probabile che gli investimenti si metteranno in stand-by. Quindi questo elemento, la Grecia che comincia a torna di nuovo purtroppo a entrare in fibrillazione un'altra volta, ci fa pensare che fino a maggio-giugno non dovrebbe succedere granché. Ci aspettiamo invece un aiutino della borsa nella seconda parte dell'anno. E questo strumento, secondo noi, magari per i motivi che poi vi dirà Paolo, è quello giusto se tu hai questo tipo di attesa. 3 mesi così e così, magari con un po' di ribasso, nei prossimi 6 lenta ripresa. Va bene, Paolo, allora, il certificato sull'Eurostoxx, ricordi a memoria le specifiche o dobbiamo aiutarci col sito? Sì, meglio se ci aiutiamo con un sito, dovrebbe essere un cash collect con date di rilevazione trimestrali. Organizzazione contro di te. Con date di rilevazione trimestrali e c'è la possibilità appunto di andare a incassare. Vado a memoria, Marino, aiutami, era un 2,8 mi sembra. No, cedola. Scusami, ti fermo. Questo è un certificate che ha la possibilità di pagare la cedola. Scadenza? Ogni 6 mesi. Ah, scusami. No. Ogni 6 mesi era la data di sono le date di rilevazione. Una a giugno e poi una a dicembre. E una a dicembre. E noi scommettiamo più su quella di dicembre. Quella ricordi di giugno la potrà... scadenza? La scadenza è 2018, se non sbaglio. 2018, ok, ce ne sono diversi. Sbaglio, questo fine 2018? Se non sbaglio, questo era sotto la barriera in questo momento. Okay. Quindi in questo momento non paga. Per quello che dicevo, ci aspettiamo un aiutino, ci aspettiamo che le borse risalgano, e questo è un certificate che se lo tieni 2 anni e mezzo arriva, ecco, a pagare il 40%. Però le due cose che sono più importanti sono il rendimento e la barriera. Le ricordi? In questo momento devo andare a memoria, non me le ricordo. Comunque si trova tutto sul sito, c'è il pezzo. Però la strategia io vi ho presentato la strategia senza entrare nei particolari. La strategia è metterli in attesa. Leva, che sono un'altra partita, stanno aumentando o diminuendo con la discesa del mercato in queste ultime settimane? La discesa del mercato vuol dire generalmente salita della volatilità. Salita della volatilità cosa vuol dire? Vuol dire che i trader o investitori di brevissimo periodo, quindi
in giornata, intraday o su qualche giorno, massimo su qualche settimana, possono andare a negoziare amplificando le performance del mercato. Abbiamo visto che i mercati anche durante la giornata girano, partono in rialzo per chiudere in ribasso, partono in ribasso per chiudere in rialzo, quindi vi è la possibilità anche durante la giornata di andare a caccia di trade, quindi volumi non dico in crescita ma costanti sui livelli molto elevati degli ultimi mesi. Paolo, Salone del Risparmio, immagino che hai frequentato anche lo stand oltre la sala conferenze. Noi siamo... Chi è incrociato? Chi viene qui? Allora, qui vengono soprattutto professionisti, quindi promotori finanziari, bankers... Che con i certificati non dovrebbero avere niente a che fare. Ma allora, a dire la verità, promotore, ma come anche un cliente retail con i quali noi abbiamo a che fare, cosa fa sostanzialmente? Una parte lo affida a una gestione, poi ha un residuo che lo amministra o per conto suo o si affida a un consulente magari indipendente, e quella parte logicamente ormai, anzi forse, e tu forse lo vedi addirittura meglio di me, quella parte ormai i certificati ci sono entrati a pieno diritto e ci stanno assolutamente dentro. Bene, ci stiamo pian piano avvicinando sui massimi di giornata, 16.850, 16.855, potremmo sfondarli presto evidentemente sul mercato. Qui Marino, la notizia fa e tiene ancora un driver del mercato. Pensi che la giornata sarà tutta condizionata da questa notizia? Wall Street, i future di Wall Street, che non sono però ancora indicatori rilevanti in questo momento della giornata, sono quelli da guardare in questo momento. L'impostazione in Europa è di sicuro questa. Ci fermiamo, c'è la pubblicità e poi torniamo subito dopo, magari ci ritroveremo con la rottura dei massimi intraday del FIB. Pubblicità. Ben ritrovati. Allora, il FIB sta provando a rompere i massimi intraday, 16.840, 16.845 in questo momento. Attacco ai massimi, guardate sul grafico a un minuto come la struttura sta migliorando pian piano, così come quella a 5 minuti non si è mai deteriorata. Questo è il daily invece, vediamo se ci sarà inversione. Marino, abbiamo detto che al Salone del Risparmio avete parlato di una costruzione addirittura di un portafoglio di certificati, ci spieghi che filosofia ha? La filosofia, anzi partiamo dall'obiettivo, è quello di battere il BTP, però potrebbe sembrare qualcosa di molto semplice, visto che il BTP ha 6 mesi, che è il nostro obiettivo, il nostro nemico, è negativo, tenere i soldi nel materasso, già così lo si batte. Noi però vogliamo farlo prendendo il meno rischi possibile, un po' di rischi, perché con i rendimenti negativi bisogna spingersi su luoghi dove il rendimento è più alto e quindi il rischio è più alto. Quindi abbiamo costruito un prodotto di insieme, un prodotto, una serie di certificate. Siamo passati dalla segnalazione di strategie single a strategie collettive, complesse, e abbiamo scelto come orizzonte 6 mesi, cioè ci siamo dati questo orizzonte. Non c'è il rischio di incartarsi con tutti questi certificati, no. La dico, diciamo così, volgarmente. No. No, non c'è, secondo noi non c'è il rischio perché sono di famiglie molto diverse, e però hanno questa caratteristica che ogni mese ci sono 3 o 4 date di osservazione, quindi ogni mese, anche indipendentemente dall'andamento del mercato, c'è la possibilità di intascare qualcosa. Quindi ogni mese chi fa questa scelta si vede arrivare qualcosa in tasca. Il senso dell'investimento, cioè, anzi il profilo dell'investimento è neutro positivo, non ci sono reverse per esempio, perché non ci aspettiamo neanche dalla Brexit qualcosa di davvero pesante. Quindi abbiamo un atteggiamento neutro positivo e lo gestiamo, lo profiliamo con questi 10 certificate che sono per la maggior parte cash collect, quindi atteggiamento prudente. Però ci sono anche, c'è un bonus cap, c'è un top bonus, cioè assumiamo un profilo di rischio più alto, ci aspettiamo qualcosa di più dal mercato, e poi c'è un jolly finale su questi 10 che è un certificate che replica la borsa italiana, perché
dovessimo avere sbagliato, la borsa di Milano nei prossimi mesi parte e noi invece abbiamo questo atteggiamento prudente che non ha più alcun senso, in questo modo ci salviamo, diciamo così. E abbiamo provato inizialmente a ragionare su una cifra di 50.000 euro, quindi 10 certificate, 5.000 per certificate, totale 50.000. Ma questo è una cifra indicativa, si potrebbe farlo per cifre inferiori, multipli molto più bassi, anche con 5.000 euro si può fare, oppure raddoppiare, triplicare, quindi uno sceglie, modula, non è un'ottica di gestione di portafoglio, non ci sono i certificate che entrano e i certificate che vanno, c'è un obiettivo, 6 mesi, molto semplice, è il primo, l'abbiamo presentato ieri, speriamo che sia il primo di una serie, questo è lo 0.0, poi ci sarà lo 0.1 dove magari anche in funzione dell'andamento del mercato cambieremo il profilo oppure cambieremo l'esposizione geografica, cambieremo il mix di tipologia merceologica, cioè meno banche, più telecom, più petroliferi e così via. Ecco Marino, sta fallendo il secondo attacco ai massimi intraday in questo momento. Il mercato studia ancora i massimi, siamo al più 2,88%, 16.835, 16.840. Ecco Paolo, il mercato valutario si sta diventando oggetto di interesse abbastanza significativo. C'è la questione, la partita dell'euro-dollaro, c'era la sterlina, eccetera. Come desk ci state facendo una serie di ragionamenti o è un mercato fatto con altri prodotti, quindi preferite concentrarvi sui titoli italiani e sugli indici? Allora, ci sono novità, non c'è dubbio, è un po' che ne parliamo, è un po' che cerchiamo di capire come poter affrontare questo mercato. Lasciando perdere la parte di trading, abbiamo cercato di dare un profilo un po' più di investimento, anzi forse ancora di più che un profilo in certificates. Perché? Perché lo possiamo annunciare qui, diamo una, diciamo, diciamo, piccolo scoop. Questo è il tema. No, abbiamo già lavorato. Lo scoop è che martedì prossimo usciranno le prime due obbligazioni in valuta, quindi dollaro da un lato e sterlina dall'altro, proprio in funzione del referendum di giugno, dove appunto si può andare a investire su la valuta statunitense e la valuta inglese. C'è dolore anche qua? Allora, sono dei, si dicono in gergo tecnico, si chiamano fixed floater, quindi ci saranno una durata di 10 anni, è un'obbligazione, non è un certificato. I primi 4 anni ci sarà il coupon fisso, quindi la cedola fissa, il dollaro paga 4,20, la sterlina paga 3,10 e poi dal quinto anno in poi si andrà a Euribor o in dollari o in sterline più 0,25. Questo, soprattutto parlando della sterlina e ritornando alla domanda che mi hai fatto, perché l'abbiamo pensato? Abbiamo pensato proprio di andare a incassare 4 rendimenti per i prossimi 4 anni per poi andare a puntare sul rialzo dei tassi di interesse nel medio periodo. Le banche centrali, abbiamo visto, sono attendiste, vediamo cosa faranno tra 2, 3, 4 anni. Marino, il discorso valutario è un'ulteriore complicazione secondo te per l'investitore, oppure per andare a caccia di extra rendimenti non hai scelta, ti sei obbligato sulla strada del Forex in qualche modo? Noi pensiamo che, anzi pensiamo, cioè, il mercato sta dicendo che le banche centrali, che l'andamento delle valute sta mostrando quanto difficile sia il compito delle banche centrali. Oggi lo yen è sui massimi da metà 2014, nonostante gli sforzi titanici della Banca Centrale del Giappone, quindi le valute sono un elemento di... C'è un elemento di fortissima imprevedibilità, perché tutti si aspettano, guardando i fondamentali, che lo yen si deprezzi. Resto sullo yen perché è un po' la notizia di oggi, e invece lo yen sta andando esattamente al contrario. Quindi, cioè, chi si posiziona per esempio sul dollaro c'è yen... C'è una correlazione che si è persa tra dollaro e yen, perché... Beh, sì, sì,
in maniera evidente. Cioè, tutto, cioè i miliardi di yen messi per comprare obbligazioni da parte della banca del Giappone, cioè uno sforzo immane, il governo che ci crede, punta, sponsorizza, e il risultato è l'opposto. Lo yen che va all'opposto, che quindi contribuisce a scardinare anche quelle poco di certezza che c'è sui fondamentali economici della valuta in questo momento. 16.815, 16.820 in questo momento il mercato. Per quanto riguarda i titoli italiani, Popolare dell'Emilia Romagna guadagna il 12% circa, l'11.97, Banco Popolare 10.81, Monte dei Parchi di Siena 7.61, non vi sto dicendo le quotazioni, vi sto dicendo le variazioni percentuali, UBI Banca 7.62, Popolare di Milano 7.22, Unicredit 6.50, quindi tutto il comparto bancario. Più evidente di così, Marino? Beh, sì, allora, fino a oggi possiamo considerare questo un rimbalzo, cioè questi qua è vero che fa impressione il più 10, ma sono anche okay, in meno 40. No, un'altra cosa, l'altro settore che era sotto osservazione era l'energetico. Doha, 16-17 aprile, ci aspettiamo qualcosa. È quello il tema. Cioè, chi mette soldi sul comparto dell'energia deve avere come riferimento quello che succederà in Qatar. L'accordo? Ma il fatto che si incontrino già è storico. Quindi cioè, già il fatto che si siedano intorno a un tavolo persone che indirettamente stanno combattendo una guerra è già una notizia. Anzi, il fatto che non salti potrebbe essere già una buona notizia. Se poi c'è anche un minimo accordo, il petrolio dovrebbe arrivare a $50. Con un minimo immediatamente, accordo. Immediatamente, secondo me. Beh, sì, sì. Se va in diretta a $50, se non... Se escono... Tra l'altro in settimana sono uscite le scorte, già quello è un segnale che gli investimenti si stanno frenando oppure no? Beh, le scorte devo dire nelle ultime settimane sono state di difficile lettura, però certo indicano che dopo un anno abbondante, cioè da quando è iniziata la guerra tra petrolieri texani e petrolieri arabi, cioè gli investimenti alla ricerca di nuovo petrolio se ne fanno molti meno e quindi cominciamo a vedere gli effetti anche sul mercato lato offerta del fatto che si cerca meno petrolio, si sviluppano meno i campi. Bene, allora ancora il mercato, 21.277 i contratti, questi volumi in ascesa secondo te Marino sono dovuti a chiusure di posizioni short o è gente che è entrata longa? Secondo me oggi è chiusura. Non vedo, cioè non è bene. Denaro nuovo. Paolo, ci sono appuntamenti da segnalare, chiuso il salone del risparmio, adesso vi riposate con tranquillità. Beh, riposare è una parola grossa effettivamente, però noi saremo innanzitutto a Verona il prossimo venerdì, abbiamo dovuto cambiare location, quindi abbiamo cambiato la sala dell'albergo dove eravamo, perché avevo una capienza di 100 posti, abbiamo superato le 350 adesioni, quindi insomma... parliamo di certificati, saremo con Stefano Fanton, parliamo di trading, di portafogli e via dicendo. Però volevo ricordare una cosa, per chi si fosse perso il Salone del Risparmio e la conferenza che abbiamo fatto ieri insieme a Marino, sul sito internet nostro, quindi investimenti.unicredit.it, potrete andarvi a rivedere la costruzione del portafoglio. Quindi insomma anche un valore, magari facciamo anche una promessa, che nelle prossime puntate magari anche qui proveremo a, con quattro slide che ci supportino, proveremo a replicare anche la cosa qui. Ecco, perché è interessante capire come si combinano. Assolutamente sì, è il passo successivo. È il livello 2, che dobbiamo level fare. 2, è il level 2 dei certificati. Grazie. Grazie a Marino Masotti WebSim, grazie a Paolo D'Allegro per essere stato con noi. Ci lasciamo con un mercato ancora sotto i massimi, ci sta riflettendo se romperli oppure no il mercato a 16.870, anche se il livello più significativo sono i 17.000 punti. Li romperà o meno? Deve stare con noi o seguire le piattaforme di trading per poter seguire questo tipo di informazione. Pubblicità.